Le luci della discordia sono soprattutto quelle di Trastevere. Qui l'ACEA sta sostituendo gradualmente le vecchie lampade con nuove luci LED. Il Campidoglio ha investito 53 milioni di euro per 180.000 punti luce. Nel piano messo a punto si calcolano già i risparmi energetici e il maggior effetto illuminazione. Troppo bianche, forse anche pericolose per la salute, ribattono i residenti di uno dei quartieri più antichi della capitale. La protesta ieri sera si è colorata delle tinte delle fiammelle messe alle finestre per chiedere di sospendere i lavori. Il piano che abbiamo ereditato e che stiamo correggendo in alcune parti, fa sapere l'assessore capitolino all'urbanistica e alle infrastrutture. Stiamo cercando di migliorare laddove è migliorabile, sicuramente ci sono tutte le possibilità per rendere questo piano migliore. È necessario un progetto che è speciale per alcune parti della città, perché forse fino a questo momento la città è stata trattata come se fosse uguale in tutti i suoi luoghi.